Questa settimana Voce Volti di Sport si occupa di combinata nordica, lo facciamo con un atleta del Lavazze che è reduce da una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili di Losanna, Annika Sieff. Prima di parlare della tua disciplina, raccontaci un po' di come hai cominciato e cosa ti ha indotto a cimentarti in questa disciplina un po' particolare. Beh, allora io ho cominciato grazie a una mia amica che praticava questo sport prima di me. Mi ha chiesto di andare a saltare con lei e da lì mi sono appassionata, io ho continuato e lei purtroppo ha smesso. E ti sei appassionata a questo sport anche grazie a qualche allenatore, immaginiamo c'è stata qualche figura che ti ha fatto fare un salto di qualità, visto che comunque sei già fra le migliori italiane in questa disciplina. Beh, sicuramente ho iniziato a fare sport anche grazie allo zio Marco Selle, che è un responsabile del fondo italiano. E sì, beh, anche sicuramente grazie ai miei allenatori attuali, Ivo Pertile e Paolo Bernardi, che mi dà una mano nella parte del fondo, sicuramente ho fatto il salto di qualità. Ecco, spieghiamo un po' magari anche come ci si allena, visto che combini due discipline molto diverse fra di loro. Beh, allora noi ci alleniamo, vabbè, tutti i giorni della settimana. Abbiamo due allenamenti completamente diversi da fare, perché per il salto ci serve forza e esplosività, mentre per la parte del fondo ci serve più resistenza e quindi ore sugli sci e lavori veloci. E quindi sì, proviamo a mettere insieme un po' uno e l'altro. E così. Il tutto ovviamente combinato anche con lo studio, quindi devi organizzare la giornata in maniera molto metodica. Sì, beh, sicuramente anche quello. Per fortuna vado a scuola a Pozza di Fassa, che è uno ski college, e comunque con un po' di ore di assenze ci aiutano. E sì, appunto, se abbiamo bisogno di ore extra ci mettono a disposizione i pomeriggi. E quali sono gli elementi che fanno la differenza in questo sport per arrivare ad alti livelli? Beh, personalmente devo dire che una caratteristica che aiuta molto è essere liberi con la mente, perché comunque in cima al trampolino devi essere sicuro di quello che fai, non iniziare a pensare oddio magari adesso cado, essere convinto di quello che fai e basta. La paura passa subito oppure quando ci si trova in cima al trampolino ogni tanto qualche brivido lo provi ancora? No, beh, sicuramente cominciando da piccoli paura più di tanta non c'è, cominci dai trampolini più piccoli e poi man mano quando gli allenatori vedono che sei pronto vai sui trampolini più grandi. Ecco, parliamo della tua medaglia di bronzo conquistata con la squadra azzurra, spieghiamo in che disciplina e anche come si è svolta la gara. Beh, allora io ho vinto la medaglia di bronzo nel Nordic Team Event ai YOG. E la gara, praticamente la mattina, due saltatori e due combinatisti saltavano dal trampolino e poi in base ai nostri metri ci davano il distacco per partire la gara di fondo. Prima sono partita io come combinatista, poi la fondista, poi il combinatista e poi il fondista. Il terzo posto è un bel risultato oppure ti aspettavi addirittura qualcosina in più? No, beh, sono molto contenta perché sapevamo che le altre squadre erano molto forti, sapevamo di essere forti anche noi, però comunque un terzo posto è ben accetto. C'è un personaggio, un idolo sportivo a cui ti ispiri? Beh, nella combinata femminile l'americana Tara Grady Moats è molto forte, vince quasi tutte le nostre gare, e invece nel salto c'è Ryoyu Kobayashi, che anche lui è molto forte, sì, è uno dei miei idoli.